richiamare i valori verso le persone in un mondo dove spesso si sconfina nella maleducazione, prima ancora che nel razzismo e nell'intolleranza. E questo è il messaggio che il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha voluto lanciare alla presenza del console senegalese in Italia dopo le recenti polemiche sulle presunte offese razziste di un dipendente dell'ASL di Teramo nel distretto sanitario giugliese nei confronti di un cittadino del Senegal che chiedeva informazioni. Quest'ultimo sarebbe stato invitato a rivolgersi al distretto veterinario. Ibrahim, cosa è successo quel giorno? Sono andato a cercare informazioni per il libretto sanitario. Non trovavo nessuno all'entrata. Sono passato all'ala destra fino in fondo. E a destra ancora ci stavano gli uffici aperti, però la gente lavorava, non volevo disturbare. Tornando indietro incontrai questa persona che mi sono detto che lavorava là perché apriva, entrava e usciva dentro gli uffici. L'ho interpellato due volte, non mi ha risposto. Mi sono detto che non mi ha sentito, sono andato là a vederlo, io ti scusi, gliel'ho chiesto, mi ha maltrattato verbalmente. Dicendoti cosa? Che cosa vuoi? Vai via. Torno indietro. Vado a vedere dove si fa perché ho chiesto altre persone, viene là, continua. È quello che ho detto ai carabinieri, è quello che sta sul giornale. Adesso loro vedranno cosa fare. Io non dico più niente, non faccio più niente, Dio provvede. Questo ragazzo è stato dipinto, il nostro connazionale Ibrahim Diop, come un bugiardo. Va bene, e quindi io l'augurio che ci facciamo noi del governo del Senegal è che la magistratura faccia chiarezza prima di condannare qualcuno. Non vogliamo condannare nessuno, né tantomeno vogliamo crocifiggere qualcuno. E come dicevo prima in conferenza stampa, e né tantomeno dobbiamo crocifiggere il nostro concittadino Ibrahim Diop. Mi sembra inumano il comportamento, però la parola razzismo secondo me deve scomparire dal vocabolario, non deve esistere, non deve più esistere, anche se qualcuno lo strumentalizzi come politicamente, questo è sbagliato secondo me. Un insulto razzista o un malinteso? Ancora tutto da accertare, l'ASL di Teramo respinge le accuse, la cosa sicura è che la città di Giulianova nega ogni forma di intolleranza razziale. Il messaggio di oggi è quello che in primo luogo noi siamo dalla parte di coloro che vengono aggrediti sia fisicamente che verbalmente. Oggi siamo qui per ribadire un altro concetto, no alla politicizzazione di questi eventi, sì invece a ribadire che il rispetto dell'essere umano non ha colore della pelle, ma deve essere alla base della nostra convivenza civile, come ribadito nella Costituzione. Ebbene, le istruttorie di carattere penale o di responsabilità da parte dell'ASL fanno i magistrati e gli organi deputati dell'ASL, non siamo certo noi ad appurare se ci sono stati questi episodi, ma dobbiamo dire con chiarezza che questo fenomeno non lo possiamo accettare se si manifesta, perché noi italiani siamo stati oggetto di questi episodi al contrario nei primi del dopoguerra. Noi abbiamo una grande cultura, noi italiani, dobbiamo isolare questi episodi se si manifestano e ribadire la nostra grande civiltà.